Adesso andiamo a vedere Dongenji Temple. Tempio bellissimo, adesso faccio tutti i particolari. Le porte, Taitan, piantala. Ok, bambini, venite. Questo in realtà era il vero ingresso. Non fate confusione, siamo in un tempio, non fate confusione. Questa è la porta originale, ho costruito un bel palazzo davanti, questa è la sua porta d'ingresso. Questo palazzo è per i dipendenti della polizia. Andiamo bambini di qua. Adesso passiamo, questa è la casa del monaco. Vieni Taitan. Vecchia torre, non so cosa stia a significare. E questa è la ragione perché invadiamo la privacy altrui. Guarda che meraviglia. Siamo sempre a Miyoshi City. I due piccoli incidenti di percorso come rompono le palle. Taitan, piantala, siamo in un tempio.
Andiamo a vedere sul ponte. Venite dietro, papà. Aspetta, prima passa papà. Prima che caschi. Dopo il papà, perché se cade... Ok, vieni. Lo so, ma il papà è pesante. Non sono mica un giapponesino io. Sei venuto già qua? No. Io quasi ti butto nel laghetto. Un pesce, amore. Pesce di quelli grandi. Un pesce grande. No, era quello che ha fatto rumore, non si vede. Oh, grossissimo. Vediamo. È grossissimo. Wow, visto che salto che fa? Dove è andato? Andiamo! Ma cerco, ma è un pesce o un delfino quello? Niente, adesso sarà andato a casa sua. Ci sarebbe molto anche in poter magari riprendere dentro il tempio, non so se si possa fare, ma io sono un gaijin e certe cose non le so. Sono finestre ancora con la carta, Adesso posso riprendere qua. Bambini, non lo so.
proprio chiuso, è proprio chiuso. Questo qua è all'interno di un tempio che è chiuso, l'hai fatto in questo modo. Da non saltare. Cosa c'è di sopra lì? Siete due piccoli budini? Andiamo a vedere lì sopra. Chi arriva ultimo è un paguro. Ma perché il casco non lo lasciate sulla bicicletta? Guarda, 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 guarda! Un rinoceronte, come cavolo si chiama? Utero? Un uccicci, un iccicci. Com'è che si dice in italiano? Un cimitero? No. Cinghiale. C'era un cinghialino. Sai che sono pericolosi i cinghiali, eh? Perché se hanno i bambini sono cattivissimi. E cosa fa? Come si dice in giapponese cinghiale? Non so. Un iccicci? Un sissi? Un sissi? In un sissi. Taita, non toccare. Ma quello come e non si detto con loro so che ho pandotte tutto è mo toccato. Sai cosa sono queste statuine in legno? Dobbiamo chiederlo dopo alla mamma. Tu lo sai cosa sono? Sicuramente sono delle statuine che rappresentano la protezione per qualcosa, probabilmente un'immagine di protezione per il tempio, però sono tutti guerrieri, se noti sono tutti samurai. Vedi che hanno tutti la spada, la katana, due per uno, ognuno ce n'ha due. Tu quante ce n'hai di katana? 10 katane. Titan, ma perché Titan sei un Titan? Dopo il pinguino.